Non sono proprio il primo a parlarne, però effettivamente in una situazione come questa, accademica, forse uno dei primi eventi, e devo dire che è un tema veramente interessantissimo. Tra i due temi che si stanno cavalcando nel mio settore quest'anno, che sono gli NFT, l'applicazione del mondo cripto al diritto d'autore, che io reputo un argomento che lascia il tempo che trova, e l'intelligenza artificiale e i rapporti che l'intelligenza artificiale ha col diritto d'autore, questo secondo è veramente il tema più sfidante e più interessante. Quindi grazie per aver organizzato questa cosa perché mi ha dato l'occasione di dedicarmici seriamente. Avevo già letto alcune cose, però fare le slide, preparare un discorso ti obbliga a fare dei ragionamenti particolari. Come sapete, io sono il giurista della situazione, dirò delle cose magari meno, come dire, leggere, simpatiche, che vedere delle immagini e mie slide saranno più testuali, però spero di generare sufficiente come dire, interesse e stimolare dibattito. Qua c'è la mia presentazione, insomma, qui abbiamo buona parte dei miei studenti mi conoscono già, però io vengo da un percorso un po' particolare, cioè sì, sono un avvocato, però poi ho una seconda laurea in scienze della pubblica amministrazione e un dottorato in società dell'informazione. Quindi mi sono sempre un po' occupato trasversalmente anche di digitale e non solo con l'approccio tipico del giurista. Detto questo, la mia principale, come dire, attività è proprio la consulenza e la docenza, formazione in materia di proprietà intellettuale e di nuove frontiere per il diritto in materia, diciamo, di tecnologie digitali. Qui trovate il mio, diciamo, il libro in cui racconto un po' le cose che diremo oggi. Vedo che si sono zoomate. Prima che tu le racconti, Sì, posso fare una domanda? prego. Così risponderai magari. Ma ci ricorderai tutti quei gatti che guardavano il mare? No, arriviamo. I gatti che guardavano il mare, il copyright è meno semplice di quello che può sembrare. Allora, per chi poi vede la registrazione, lascio anche i miei riferimenti online, io sono molto presente, su tutte le varie piattaforme, tra cui anche TikTok, in cui Sei sto. anche Sì, su cui invito il professor Fumelli più presto di raggiungerci perché. Perché avremo piacere di vedere dei tuoi video. Detto questo, inizio subito con una battutona, una provocazione. Questo è un meme che gira, non si sa bene di chi sia la paternità. Però, the biggest joke of mankind, cioè la barzelletta, lo scherzo al genere umano peggiore che sia stato ultimamente è il fatto che i computer program, stanno iniziando a chiedere agli umani di essere davvero degli umani, di non essere dei robot. E mi è successo stamattina, cioè finito, no, anzi oggi pomeriggio, arrivato qua a ISIA, ho detto carico come faccio sempre le slide sul mio profilo SlideShare, cioè una delle cose che vi ho fatto vedere nella slide precedente. Sul mio profilo SlideShare avete tutte le slide dei miei seminari, fra cui anche quelle di oggi. Quando ho fatto per caricare queste slide, SlideShare, piattaforma che raccoglie appunto presentazioni slide, mi chiede ma sei davvero un essere umano? E me lo chiede cliccando su quel bot lì, su quel tastino lì. E vabbè, a questo ci eravamo già abituati. Passando proprio al discorso diritto d'autore, prima premessa concettuale, capisco che qua, ripeto, anche i miei studenti di quest'anno purtroppo seguono questa lezione un po' in anticipo rispetto al loro percorso perché non abbiamo ancora fatto la parte sul diritto d'autore. Quindi devo mettere comunque delle basi, dei principi di base. Ad esempio, una prima distinzione che è quella tra copyright e diritto d'autore. Noi siamo abituati a parlare di copyright e di diritto d'autore come se fossero la traduzione l'uno dell'altro, la traduzione inglese o americana rispetto all'italiana. In realtà abbiamo proprio dietro due modelli giuridici diversi, due storie di due istituti giuridici diversi. La parola copyright ha dentro proprio il concetto di copia, quindi il diritto del fare copia, quindi un istituto giuridico che strizza necessariamente l'occhio all'attività imprenditoriale di coloro che svolgono l'attività di riproduzione di opere, che poi si è ampliato via via passando al mondo di oggi in cui paradossalmente abbiamo un copyright in un mondo in cui la copia viene sempre meno, diventa sempre più evanescente, no? Quindi il copyright nasce nel XVIII secolo, nel 1700, in un mondo in cui si iniziavano a fare copie di cose, quindi copie tendenzialmente all'epoca era di libri, di opere editoriali. È lì che si percepisce l'esigenza di tutelare quell'attività, però appunto di tutelare l'attività di coloro che investivano per fare copie e commercializzarle. Questo è un po' l'approccio tipico del mondo anglo-americano. Noi veniamo da una cultura un po' diversa,
che è quella figlia invece della rivoluzione francese, quindi il nostro approccio europeo continentale e quindi anche italiano, parla di diritto d'autore, che non è la stessa cosa, perché mette al centro la figura dell'essere umano che crea, dell'autore. Ok? E questa distinzione non è da poco, perché poi cosa succede? Che gli esempi di cui già il professor Fumelli ha parlato prima sono tutte piattaforme che in realtà arrivano dal mondo anglo-americano, no? Come buona parte di tutte le innovazioni che abbiamo avuto, le piattaforme social, il software, le banche dati, noi ci troviamo a rincorrere sempre il mondo anglo-americano, che viene da un modello copyright e non da un modello di diritto d'autore, e noi dobbiamo poi rincorrerlo cercando di adattare quei fenomeni, anche il loro inquadramento giuridico, secondo i principi nostri di giuristi continentali, che hanno invece un sistema di diritto d'autore e non di copyright. Quindi questa è la premessa concettuale. Le questioni giuridiche, che sono molto spinose e che emergono parlando di questo argomento, sono queste tre. C'è una quarta che, però, per non rovinarvi la sorpresa, me la tengo per una slide più avanti. Allora, la prima: le opere create dall'intelligenza artificiale rientrano o non rientrano nella tutela di diritto d'autore o copyright, a seconda di come lo vogliamo chiamare? Perché già quello sarebbe da porsi una bella domanda, perché se arriviamo a concludere che non rientrano nel diritto d'autore, allora le mie slide possono finire fra un minuto e mezzo e abbiamo finito, e va bene così. Non è così semplice, però la risposta non è così semplice. Nel caso rientrassero in qualche modo sotto la tutela di diritto d'autore, di copyright o di qualche altro diritto simile, di chi sono i diritti di utilizzazione delle opere create con questo sistema di intelligenza artificiale? E nascono eventuali diritti morali? I diritti morali sono esattamente ciò che distingue una delle diciamo, particolarità che distinguono il sistema anglo-americano da quello europeo. Noi abbiamo un focus molto più sostanziale sui diritti morali. I diritti morali sono quei diritti che collegano l'autore alla sua opera attraverso un vincolo che è più reputazionale e morale, non tanto economico. Quindi sono diritti che tutelano la paternità dell'opera, il fatto che l'opera debba rispecchiare il modo di vedere dell'autore, e quindi non debbano essere storpiate le opere in secondo modi che l'autore non gradirebbe. Quindi cose che non hanno nulla a che fare con l'utilizzazione economica, che invece è il focus più del mondo anglo-americano col copyright. Terza domanda, che dipende da queste prime due, è ancora: quindi le norme e i principi giuridici che abbiamo ora in questo momento storico, visto che è un fenomeno davvero molto molto recente, sono sufficienti per darci delle risposte, oppure è necessario avere qualcosa di nuovo? E quando dico qualcosa di nuovo intendo leggi, regolamenti, oppure possiamo anche farne a meno e fare riferimento a, come dire, il livello di creatività che già normalmente hanno i giudici. Anche lì grande differenza tra il mondo europeo e il mondo anglo-americano. Loro sono un sistema di common law, e quindi il giudice può essere molto più creativo nel prendere decisioni e creare nuovi principi giuridici, ovviamente partendo dai principi giuridici che il suo diritto gli dà, però con un livello di creatività e di libertà maggiore, e anche di velocità a reagire ai nuovi fenomeni che noi ci sogniamo, noi europei. Ma soprattutto c'è una quarta questione giuridica, che è quella invece più tecnica, ve la tengo dopo, perché dirvela adesso un po' mi toglie la sorpresa e un po' non capireste, perché ci vuole tutto un po' di ci vogliono un po' di presupposti, un po' di premesse giuridiche. Bisogna fare un po' di distinzioni per inquadrare bene il fenomeno. Allora, un conto è un'opera che è interamente creata da un'intelligenza artificiale con scelte autonome. Non penso che siamo ancora a questo livello, cioè ci vuole sempre un input da parte dell'essere umano. Però non è così lontano il futuro, no? Ok? Per cui l'intelligenza artificiale inizia a creare cose così, di sua iniziativa, fra virgolette. Con la differenza che l'intelligenza artificiale puoi sempre staccare la spina a un certo punto, no? Puoi disinstallarla. Prego. La mano, dica, professore. Contiene il generate. Ok. Si compila da solo il test, quindi decide lei qualcosa che vuole creare. Quindi già ci siamo più o meno. Quindi un conto è quello, un conto invece è un'opera creata con l'intelligenza artificiale, quindi sfruttando un sistema di intelligenza artificiale, ma dietro specifiche indicazioni, descrizioni date dall'essere umano, il quale non solo dà delle indicazioni, ma poi sceglie, cioè ti arrivano tot un bouquet di proposte e tu dici questo è quello che volevo io, ok? E quindi insomma lì già è un altro tipo di attività. Opere create da, allora
premesso che già il verbo creare, no, come giustamente ha detto il professor Galluzzo, forse non è neanche quello corretto, no? Perché creare è un'attività che noi abbiamo sempre collegato all'essere umano. Io adesso lo sto usando per semplificare, anche legato a, collegandolo anche alla, all'intelligenza artificiale. Quindi opere create, fra virgolette, da un'intelligenza artificiale ex novo, oppure l'intelligenza artificiale crea queste opere rielaborando e rimescolando elementi creativi preesistenti, che secondo me è sempre il caso più frequente. Cioè, quelle cose che abbiamo visto prima non se le è generate così dal nulla, ma è partita da una... da un apprendimento precedente che l'intelligenza artificiale ha potuto avere, che può essere o come dire, programmato dai produttori, oppure le può essere data una certa libertà di autoapprendimento, ma qualcosa lei deve andarlo comunque a pescare nella rete, ad esempio, per prendere esempio. Se tu dici fammi il gatto come lo farebbe Picasso, lei deve andare a vedere 100, 200, 500 quadri di Picasso e dei suoi allievi e di tutti quelli che hanno preso spunto da Picasso nei secoli, negli anni successivi, per poter fare qualcosa di simile. E quindi in qualche modo lei sta utilizzando opera creativa di qualcun altro, che parentesi è ancora tutta tutelata. Picasso è morto nel 72, se ricordo, 73, quegli anni lì, quindi i famosi 70 anni della morte non sono ancora passati e ce ne vuole ancora un bel po'. I soggetti coinvolti tendenzialmente sono questi tre: l'ideatore e fornitore del sistema di intelligenza artificiale, che noi possiamo pensare come scomposto in software, il modello di organizzazione dei vari elementi creativi, e i dati crudi, la banca dati che lui utilizza, che il sistema di intelligenza artificiale utilizza per tirar fuori il risultato finale. Il secondo soggetto è l'utente del sistema di intelligenza artificiale, cioè colui che accede all'account, decide o si compra la licenza, si installa il suo sistema di intelligenza artificiale sulla sua macchina e decide di lanciare i comandi, di dare le istruzioni per poi scegliere il risultato ottimale tra le varie opzioni che l'intelligenza artificiale gli propone. Quello che poi vedremo viene chiamato judgment, cioè la scelta finale. E il terzo è l'utilizzatore di queste opere, perché una volta che vengono fatte le varie sedie, i vari gatti, come è stato mostrato, immagino che finiranno su dei libri, finiranno su un sito, finiranno in una slide per una lezione universitaria, che vengono fruite da ulteriori soggetti. Quindi sono gli utilizzatori finali, potremmo dire. Non a caso, se ci fate caso, ho messo un asterisco, no? Il punto 2, vengono chiamati prompts, non a caso, perché sono dei suggerimenti, e poi l'essere umano che deve decidere qual è quello buono. Ecco, il titolo di tutto il mio, di questa mia lezione, questo mio seminario, è proprio un diritto d'autore senza autore. E nella provocazione che ho già dato all'inizio, è che noi abbiamo sempre avuto un diritto d'autore, soprattutto noi paesi del sistema europeo, dei sistemi europei di diritto d'autore, quindi un diritto d'autore, con l'autore, la persona fisica che crea, al centro, antropocentrico. E qua cito il professor Roberto Caso, che ha scritto un interessante capitolo all'interno di un suo libro, e dice: il diritto d'autore, ed in particolare il diritto morale, che è quel diritti che vi dicevo prima legati alla personalità dell'autore, sono per definizione antropocentrici, sono stati elaborati avendo in mente l'uomo. Sebbene molte leggi sul diritto d'autore, compresa quella italiana, non definiscano espressamente i concetti fondanti di autore, di creatività, di originalità, di espressione intesa come forma espressiva e di opera, non vi è dubbio che essi, questi concetti, sono stati concepiti in un'epoca tecnologica che non conosceva questa nuova frontiera dell'intelligenza artificiale, e quindi tra l'altro la capacità di adattamento di questi concetti è relativa. Cioè, forse la coperta l'abbiamo estesa al massimo della sua elasticità, adesso veramente l'intelligenza artificiale pone degli interrogativi, delle sfide, per cui il diritto d'autore classico, per come l'abbiamo inteso finora, davvero non possiamo più estendere, abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo davvero. Ho delle slide adesso sul concetto di carattere creativo. Tutta la giornata di oggi, no, è sul passaggio da prompt a creatività vera, e la provocazione lanciata all'inizio era quella: ma può un'intelligenza che è artificiale avere un'attività creativa vera? Risposta ovviamente no, però vediamo cosa si intende per creatività dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della legge. Quattro slide sul concetto di carattere creativo. Prego. Infatti, come dire, una cosina in più rispetto a quello, sì, che dicevi prima sul fatto del guardare le immagini per poi capire, quindi, come dire, secondo una tua interpretazione, le immagini che
Sì. No, questo non è esattamente così. Okay. Nel senso che un sistema di intelligenza artificiale è sottoposto a un training dove impara, ma a un certo punto puoi spengere il training, okay, e a quel punto il sistema procede in automatico. E impara da se stesso. Il gatto diventato da Picasso, non per okay. confronto con un quadro di Picasso, finita la fase di training, ma perché il sistema ha acquisito, tra virgolette, la picassitudine. Ok. E quindi questo è un aspetto che è un po' complica. Non poco, certo. Però c'è da dire che comunque, allora, per essere stato addestrato, cioè qualcosa di Picasso gliel'avranno dovuto dare da mangiare all'inizio. Però è come quando te guardi tante opere di Picasso. Sì, ho capito. Vabbè. Un comune denominatore. Vabbè, ok, interessante. Allora, sul concetto di carattere creativo, come dicevo, ho qualche slide. Queste valgono, queste vengono tratte dal mio corso, quindi anticipo una parte del corso per i miei studenti. Allora, anche lì sull'approccio anglo-americano e quello europeo-italiano continentale c'è una differenza. Il carattere creativo, la creatività intesa secondo il diritto americano, si scompone in queste tre cose, in questi tre elementi: skill, labor and judgment. Cioè, skill sarebbe la competenza creativa, labor è la fatica nel fare lo sbattimento, sarebbe il termine più, no, il fatto che il sudore della fronte per teoria del sudore della fronte, si dice, quindi il fatto che mi sia speso, un essere umano si sia speso del tempo, delle risorse, delle energie per fare qualcosa di creativo. E poi c'è quello finale, che abbiamo già citato prima, il judgment, cioè la scelta, la decisione finale su quello che deve essere poi il risultato. In Italia noi parliamo invece di carattere creativo come originalità più novità. Originalità si intende quindi il risultato di un'attività dell'ingegno umano che deve essere non banale, e sottolinea tutta la giurisprudenza e la dottrina di secoli che deve essere ingegno umano. E novità si intende qualcosa, vedete, novità di elementi essenziali e caratterizzanti, tali da distinguere l'opera da quelle precedenti, quindi una novità in senso oggettivo. Poi c'è una teoria che parla di novità anche in senso soggettivo, cioè Tizio lo farebbe in un modo e Caio lo farebbe in un altro, l'approccio è diverso, anche se poi ottengono più o meno un risultato simile. Ad ogni modo, per avere vero carattere creativo, che come scrivo nel titolo della slide è il requisito fondante. Cosa vuol dire requisito fondante? Che se non c'è carattere creativo non c'è diritto d'autore. Quindi questa è la risposta alla domanda, alla prima delle domande che ho posto. Cioè, c'è diritto d'autore? Se non c'è carattere creativo non c'è, quindi non c'è tutela, oppure c'è un altro tipo di diritto forse. Quindi già vedere, riuscire a rispondere a questa domanda non è poco. Sul carattere creativo si è spesa anche, dicevamo, c'è da citare un po' anche un testo normativo, ad esempio la direttiva software. Qui parliamo di un'altra cosa, quindi non delle creazioni dell'arte visiva, le creazioni digitali come quelle grafiche che abbiamo visto. La direttiva software è la direttiva del 91 che ha introdotto in Europa una normativa che tutela con diritto d'autore i programmi per laboratorio, come li chiama, il software. Dice che sono protetti con il diritto d'autore i programmi per laboratorio in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Quindi anche il software è software tutelato dal diritto d'autore se è software frutto della creazione di un essere umano. Il codice sorgente di un software può essere creato a sua volta da un altro software, e quindi il software creato da un altro software è tutelato o non è tutelato? Secondo quello che leggendo letteralmente quello che è scritto qua, no. Restano escluse dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, comprese quelle alla base delle sue interfacce. Quindi nel software non si va a tutelare quello che fa il software, ma il modo in cui è stato sviluppato il software, il codice. Anche perché sennò avremmo un'applicazione per fare ogni ciascuna funzione. Invece, per fortuna, sul mercato troviamo, non so, per modificare le foto, n.000 applicazioni, fanno più o meno tutte le stesse cose, ma le fanno in modo diverso, con codice diverso. Paradossalmente, invece, guardate cosa dice: il termine programma però comprende il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Quindi le interfacce non ci rientrano, le idee e i principi non ci rientrano, ma è tutelato anche il diagramma di flusso, lo schema che lo sviluppatore scrive, realizza, ancora prima di scrivere il codice, per arrivare al concept del software. Per capire il concetto di carattere creativo, io cito sempre questo estratto del commentario del professor Ubertazzi sulla legge sul diritto d'autore, in materia di fotografia, quindi un ambito che non è quello della grafica
da intelligenza artificiale, la fotografia, che però non è tanto lontano. In Italia noi abbiamo questa distinzione tra fotografia creativa e fotografia non creativa. A seconda che la fotografia venga considerata creativa o meno, c'è un diritto o un altro. Quindi fotografia creativa è tutelata col diritto d'autore in senso proprio, la fotografia non creativa è tutelata con un diritto minore, un diritto connesso che dura meno e ha meno, come dire, potere. Guardate cosa dice Ubertazzi in merito a questa distinzione. La creatività viene individuata nell'originalità dell'inquadratura, nell'impostazione dell'immagine, nella capacità di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata, in generale nell'impronta personale dell'autore. Quindi una foto è creativa non perché il fotografo è famoso, è importante, ma perché davvero c'è stato un approccio creativo nel realizzarla. E infatti sottolinea, non c'entra la perizia tecnica o l'esperienza del fotografo. Anche fotografie non creative possono infatti rilevare elevata professionalità nell'inquadratura e nella capacità di cogliere in maniera efficace il soggetto fotografato, senza tuttavia assurgere ad originale interpretazione personale dell'autore. Quindi un'altra cosa che ci fa capire come la nostra legge, come il diritto d'autore in generale, interpreta il concetto di creatività. Giusto per calarlo in un esempio, la fotografia, pensate a una fotografia aerea fatta per documentare un'area in cui c'è stato un incendio. Quella è fatta da un fotografo che è super professionista, bravissimo, perché ci sono delle competenze per fare sta cosa. Devi avere un'apparecchiatura, devi saper stare esposto da un elicottero, da un aereo, devi poi usare del software per rettificare le ombre, rettificare la curvatura terrestre, le luci. Quindi non è vero che lui è meno professionale di un altro, semplicemente lui sta facendo un'attività che non è creativa, perché lui deve documentare com'è quell'area geografica. In compenso, in opposto, il ragazzino 17enne che partecipa al concorso fotografico della parrocchia e fa una foto di sua nonna che sta facendo i tortellini in casa, in quel momento probabilmente sta facendo una foto creativa perché cerca di evocare un momento di famiglia dove c'è una certa affettività, dove c'è una figura, ok? Quindi è l'approccio, e voi direte, caspita, ma così è un casino? È certo che è un casino, perché serve per dare lavoro a quelli come me, ovviamente, cioè per rendere complicate le cose, perché ogni volta tu non lo sai a priori se una fotografia è creativa o non creativa, ma devi andare sul singolo caso e avere l'occhio di un esperto. Cassazione, quindi la massima corte italiana, si è espressa di recente 2020 e ha ripreso una vecchia, come dire, un orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea, dicendo che cosa? Che la protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero della sua soggettività, presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative. Il judgment che dicevamo prima, la scelta dell'autore, che poi tornerà in gioco quando dovremo parlare di intelligenza artificiale nelle prossime slide. La consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione. Vabbè, quello che mi interessa era manifestando le sue scelte libere e creative. Abbiamo dei precedenti interessanti. Qua non parliamo di intelligenze artificiali, sono intelligenze naturali queste, ma forse non sono vere intelligenze, non sono umane. Però questi sono due casi interessanti. Uno, vado in ordine cronologico, il caso degli elefanti che dipingono. Di chi è il diritto d'autore del quadro fatto dall'elefante che dipinge? Dell'elefante. Dell'elefante? No, beh, prima domanda. Dell'elefante? Del padrone dell'elefante? Del padrone del parco in cui vive l'elefante? Forse sì. Del tizio che paga il biglietto per andare a vedere l'elefante che fa quella cosa lì? Di nessuno? 5, l'ipotesi la più concreta è l'ultima, di nessuno. Perché l'elefante non è consapevole di fare un'opera creativa. Sta facendo una cosa probabilmente sulla base di un istinto particolare, ma non è titolare di un diritto d'autore per definizione, dopo vi faccio vedere una norma. Ma c'è un altro caso divertente, che è quello del monkey selfie. Non lo conoscete? Slater, un fotografo naturalista abbastanza noto, mentre stava posizionando le videocamere per fare un documentario sui macachi, si gira e vede che c'era una femmina di macaco che stava giocando con la sua macchina. Prende in mano la macchina e si scopre che si è scattata il primo selfie animale della storia. Viene chiamato monkey selfie. Ok? Foto che ha avuto un successo clamoroso, quella di destra. E quella di sinistra più che altro dimostra che è stata davvero lei a fare click sul tastino.
Lui ovviamente voleva vendere, cioè avere dei diritti su questa foto, magicamente invece salta fuori una norma del codice Copyright Act americano, in realtà no, scusate, del Compendium of US Copyright Office Practice, quindi le prassi dell'ufficio copyright americano, in cui si legge che il Copyright Act protegge opere originali frutto di autoralità, di autorialità, testualmente in inglese Original Works of Authorship. Per essere qualificata in questo modo, un'opera deve essere creata da un essere umano. Punto. Le opere prive di questo requisito non sono tutelabili dal copyright. Lo US Copyright Office non prende in considerazione opere prodotte dalla natura, dagli animali e dalle piante. Vi assicuro che il fotografo Slater non l'ha proprio presa benissimo. Adesso c'è tutto un discorso per cui la PETA, l'ente di tutela mondiale dei diritti degli animali, vuole reclamare una sorta di copyright così per la scimmia. C'è una domanda, prego. Scusi, ma se invece l'essere umano in quel caso fornisce il mezzo? Che è la teoria che sta... Allora, ripeto così la sentite. Lei dice, l'essere umano ha fornito il mezzo. È esattamente quello che sostiene Slater e i suoi avvocati. Lui dice, sì, però lo sbattimento di andare a mettere le macchine fotografiche in un certo modo e di posizionarle, di mettere a disposizione della scimmia, l'ho fatto io. Quello, infatti, tornando alla nostra slide, copre quello che noi chiamavamo lo skill labor, soprattutto labor. Cioè, io mi sono fatto lo sbattimento di andare nel parco a mettere giù le macchine fotografiche, ma non basta purtroppo. Non basta perché tecnicamente la fotografia l'ha fatta la scimmia. Se lui... La cosa bizzarra è che se lui fosse stato zitto e avesse detto ho fatto una foto a una scimmia, avrebbe avuto il copyright, ma nessuno se la sarebbe filata quella foto, perché era una normalissima foto di una scimmia in primo piano. È il fatto che se sia scattata la scimmia che ha reso storica questa foto, quindi era un loop da cui non riusciva ad uscire. Dichiarando questa cosa lui ha avuto grande visibilità, ma automaticamente si è spogliato dei diritti d'autore. Questa cosa vale anche per gli eventi atmosferici, quindi... Gli eventi atmosferici che opere creano? Sì, ma se lui posiziona, ma lì non è il fulmine che schiaccia il bottone, capisci? Qua è il fatto che la scimmia abbia schiacciato il bottone. È lì è quello l'elemento. Non è il soggetto che cambia, eh? Casualità, sì. Vabbè, scusa, vado avanti perché sennò andiamo lunghi. Comunque, questi sono due precedenti che ho chiamato bestiali, ma illuminanti, che sono intelligenze, in questo caso non artificiali, però nemmeno umane, come abbiamo visto, il Copyright Act dice che devono essere umane. C'è un altro esempio simpatico sulla musica, è arrivato all'inizio del 2020, cioè uno è un avvocato e anche musicista, l'altro avvocato è informatico. Cosa hanno fatto? Hanno pensato di hackerare il copyright in ambito musicale, cioè hanno creato con un sistema software una combinazione, cioè scusate, tutte le possibili combinazioni di melodie basate sulle sette note. Sono venuti, se non ricordo male, 68 miliardi di combinazioni, e loro dicono in questo modo nessuno può creare qualcosa di nuovo perché l'abbiamo già creata tutte noi, e quindi abbiamo fregato, passatemi il termine, il copyright in ambito musicale. Non funziona proprio così. Uno, perché la musica non è fatta solo di melodia, ma di melodia, ritmo e armonia, quindi è un po' più complesso, e poi comunque ci vuole l'intervento umano perché ci sia il diritto d'autore. Però ecco, questa è un'altra cosa che fa riflettere ed è interessante. Ecco, questo è il problema che fa nascere quel dubbio, quello che vi ho lasciato in sospeso, no? Il problema della derivazione, perché se noi partiamo dal presupposto che l'intelligenza artificiale non ha tutta questa autonomia, ma parte da qualcosa che le è stata fornita come informazione di base, allora cambia la situazione. Cioè, i sistemi di intelligenza artificiale non sono fatti di solo software, cioè non c'è solo il software col modello, l'algoritmo, ma c'è, vedete, per creare le opere e per apprendere a crearle in modo sempre più performante, gli sistemi di intelligenza artificiale devono attingere da un ampio database di informazioni e di modelli, ma anche di un database di opere creative preesistenti, che a loro volta sono tutelate dal diritto d'autore. Quello che abbiamo già detto prima, Picasso è ancora tutelato dal diritto d'autore, quindi se io lo vado a dare in pasto a questa intelligenza artificiale vuol dire che lo sto mettendo nel database che lei utilizza, che il sistema di intelligenza artificiale utilizza per darmi il risultato.
E quindi si pone un non banale problema dei rapporti di derivazione tra le opere utilizzate per addestrare l'intelligenza artificiale e le opere prodotte dall'intelligenza artificiale. Questa è forse la questione giuridica per eccellenza in tema di intelligenza artificiale e diritto d'autore, perché questa è la domanda, cioè tutto il resto è un po' trasversale alla filosofia, ma questo è quello che ci fa capire che se c'è o non c'è un problema che porta poi a delle cause, a delle liti giudiziali, no? Perché quello, gli agenti di Picasso, gli eredi di Picasso, che possono avere ancora dei diritti da, e ce li hanno sicuramente e li fanno pagare ben cari, potrebbero iniziare a dire: beh, ma allora se lei sta apprendendo dal nostro sistema, dalle opere di nostro zio, di nostro nonno, allora ci deve dare qualcosa. Per spiegare il sistema della derivazione utilizzo queste due slide che vengono da un mio articolo che era sui modelli di previsione, ma funzionano allo stesso modo. Quindi noi abbiamo una situazione di questo tipo: dei dati input, e i dati sono questi tre dataset. L'esempio qua è le previsioni del tempo, per l'esempio che facevo prima. Per fare previsione del tempo noi cosa abbiamo? Dei dataset in entrata che sono pressione atmosferica, temperatura e, che ne so, vento grado di umidità, ok? Abbiamo un software algoritmo che rappresento con questa immagine, che c'è un diagramma del codice, che impasta queste informazioni provenienti dai tre dataset e mi tira fuori un dataset in output che sono le nostre previsioni del tempo. Sotto ci sono i diritti che coprono queste cose qua. I dataset, queste opere di entrata A, B, C, sono tutelati da quello che noi chiamiamo diritto sui generis. Non possiamo spiegare che cos'è il diritto sui generis in questa sede, vi rimando ad una mia lezione online che trovate molto dettagliata, però è il diritto che tutela le banche dati, ok? In mezzo c'è qualcosa che invece è tutelato con il diritto d'autore, perché il software è equiparato ad un'opera letteraria, è tutelato con un diritto d'autore in senso proprio, ma il risultato è sempre sotto diritto sui generis, perché sono dati sempre che escono. E quindi cosa succede? Di certo i dati in output non hanno un rapporto di derivazione, non c'è derivazione, vedete qua in basso, con il software e l'algoritmo, ok? Ma c'è un rapporto di derivazione sicuramente con i dati in entrata, perché se io cambio i dataset A, B e C diventa D e F, le previsioni del tempo che mi escono sono diverse. E quindi cosa succede? Che nella maggior parte dei casi in realtà io non ce li ho questi tre oggetti separati, perché i primi due sono insieme, cioè quello che mi fornisce il software per fare le previsioni del tempo mi dà anche il dataset sottostante, i modelli di previsione che ci sono sotto, che è esattamente la stessa cosa che succede nei modelli di intelligenza artificiale per creare opere. Non sono distinti i dataset, loro hanno già dentro le informazioni e addirittura se le creano da sole con questo sistema di autoapprendimento. E quindi c'è sempre derivazione, secondo questa teoria. E quindi il risultato, anche se l'ho guidato io con i miei comandi, è difficile sostenere che non ci sia nessun tipo di derivazione dall'intelligenza artificiale. E questo crea non pochi problemi. Quindi, diciamo, abbiamo dato la panoramica dei problemi giuridici, più di così in una sede come questa non me la sento di dare, ma non finisce qua, perché io fino a qua mi sono fermato alla legge. Ma cosa c'è? Qual è l'altro strato di regole che manca per capire la questione? Le regole di natura contrattuale, cioè i termini d'uso dei vari sistemi. E qua ringrazio il Fumelli che mi ha dato il link, io non conoscevo, ai termini d'uso di openai.com, in cui ci spiega, in cui questi termini d'uso, cosa sono i termini d'uso? Sono il contratto tra il fornitore del servizio e l'utente. Quindi siamo su un piano contrattuale. Regole non stabilite da un legislatore, ma regole stabilite tra pari, tra parti che contrattano. Con la differenza che qua noi non abbiamo una vera attività di contrattazione, abbiamo dei termini d'uso che sono stati scritti dagli avvocati di OpenAI e noi utenti che possiamo semplicemente accettarle così come sono. No? Noi lo fate sempre, lo fate con Facebook, lo fate con Instagram, lo fate con TikTok, tutte le volte che usate questi sistemi voi accettate i termini d'uso, senza leggerli ovviamente, perché non sia mai. E state sottoscrivendo un contratto, fra virgolette, che è quello tra voi utenti e il fornitore del servizio. Qua è la stessa cosa. Quindi questo è il contratto tra il fornitore del servizio openai.com e noi utenti che passiamo di lì e vogliamo utilizzarlo e che ci registriamo per avere il nostro account. Il paragrafo 3, quello più interessante ai fini della nostra analisi, dice al punto A, dice, descrive che cos'è il tuo contenuto. È possibile fornire input al servizio e ricevere output generato e restituito dal servizio in base all'input. L'ho tradotto con Google Translate e l'ho controllato io.
input e output costituiscono collettivamente il contenuto. Quindi secondo lui quello che lui chiama contenuto è un mix di input e output, cioè un po' è quello che tu gli stai dando come informazione e un po' è quello che l'altra anima è quello che lui ti fornisce come risultato. Tu possiedi tutti gli input e subordinatamente rispetto dei termini, di questi termini d'uso, OpenAI assegna a te tutti i suoi diritti, titoli e interessi sull'output. È successo qualcosa? No. Scusate. Pensavo che... Ok, scusate. Ho finito comunque. Okay. E quindi cosa succede? Cioè lui dice, da un lato dice che il contenuto è questa cosa qui, lo definisce, poi dice, tu hai sicuramente titolo sull'input, perché l'hai fornito tu, è tuo. Sull'output non dico proprio che è tuo, dico che tu hai... ti assegno tutti i diritti, titoli e interessi, che sembra uguale ma è diverso. Perché? Perché OpenAI può comunque utilizzare i contenuti secondo necessità per fornire e mantenere i servizi, rispettare la legge applicabile e far rispettare le nostre policy. Vuol dire che loro si riservano comunque a loro volta di utilizzare quello che tu, cioè il risultato che loro ti hanno fornito. Quindi non è tuo fino in fondo. È un po' quello che succede quando caricate le foto su Instagram. Sono vostre, Instagram sottolinea che rimangono di vostra titolarità, però finché sono su Instagram o su TikTok o su Facebook, anche Instagram, Facebook, TikTok hanno una licenza per utilizzarle molto liberamente, farne sostanzialmente quello che vogliono. E poi sottolinea che l'utente è responsabile dei contenuti anche per garantire che non violino alcuna legge applicabile. Il secondo paragrafo, quello successivo, parla della somiglianza del contenuto, cioè se c'è un caso di, fra virgolette, di plagio, cioè può capitare che io do delle informazioni per fare i gatti in un certo modo, Fumel mi dà delle informazioni per fare i gatti in un altro modo, noi siamo rispettivamente io a casa mia e lui a casa sua, non ci siamo sentiti e vengono fuori dei risultati molto simili. Chi è che fa causa a chi? Lui se la prende con me perché gli ho fatto una mena, ma sono arrivato prima io. No, ma io l'ho fatto alle 8.22. No, no, ma io mi sono collegato alle 8.21 e 50 secondi. OpenAI dice no, ma te lo diciamo subito. A seconda delle istruzioni che tu dai, potrebbero uscire degli output simili, quindi non rompere le palle, cioè nel senso, non te la prendere, lo sai fin dall'inizio. A causa della natura dell'apprendimento automatico, del sistema di deep learning automatico, dell'intelligenza artificiale, l'output potrebbe non essere univoco tra gli utenti e i servizi potrebbero generare lo stesso output o uno simile per OpenAI o per terze parti. Ad esempio, puoi fornire input a un modello come di che colore è il cielo, riceve un output e il cielo è blu. Anche altri utenti possono porre domande simili e ricevere la stessa risposta. Le risposte richieste generate da altri utenti non sono considerate tuoi contenuti. Quindi, ok, non puoi reclamare diritti su cose che non rientrano nella definizione di tuo contenuto che abbiamo precisato prima. Oltre ai termini d'uso ci sono anche le sharing publication policy, che non sono dei termini d'uso, sono più delle linee guida su come ti devi comportare quando pubblichi. Loro vi dicono che è generalmente consentito pubblicare i propri prompts completion, come li chiamano, sui social media ad esempio, così come fare streaming live del proprio utilizzo, cioè quello che ha fatto lui prima. Francesco prima ha fatto uno streaming qua, no, non eravamo in diretta, però l'ha fatto vedere ad una platea abbastanza ampia, in un evento aperto al pubblico, e quindi ha fatto una dimostrazione dei nostri prodotti a gruppi di persone. Quindi esattamente rientriamo in questo caso. E lui ci dice, se fate queste cose, si prega di attenersi a quanto segue. Rivedi tu manualmente ogni generazione prima della condivisione durante lo streaming, quindi evita che quello che fa l'intelligenza artificiale finisca direttamente online o finisca direttamente su un libro o in un montaggio video. Attribuisci il contenuto al tuo nome e alla tua azienda, come dire, di che l'hai fatto tu, che è un modo per dire assumi tu la responsabilità di quello che esce. Indica che il contenuto è generato dall'intelligenza artificiale in un modo che nessun ente potrebbe ragionalmente ignorare o fraintendere, quindi bisogna mettere la banda con scritto generato con, e l'abbiamo visto nella locandina di oggi, nella locandina di oggi c'era generato con, scritto in piccolo a destra, l'immagine di sfondo. Non condividere contenuti che violano le nostre norme sui contenuti che potrebbero offendere altri. Pornografia, pedopornografia, offesa di alcune categorie protette, razziali. Ha dei filtri per cui se tu chiedi
disegnami un atto sessuale con un minore, lui non te lo fa, ok? Ok, però se tu riesci ad aggirarlo e tirar fuori una cosa che è così, che quindi genera un'immagine che è classificata pedopornografica, che quindi è contraria a tutte le leggi di tutto il mondo, se dovessi riuscire ad aggirare, non puoi comunque pubblicarlo, e se lo pubblichi ti assumi tu la responsabilità. Detto questo, quindi, alla fine, cosa avete notato? Che le risposte più interessanti le abbiamo avute dagli avvocati di OpenAI. Adesso, non per tutelare non per difendere la categoria, però è spesso così, ed è così da una quindicina d'anni. Cioè, i passi più avanti nel diritto vengono fatti dai termini d'uso delle varie piattaforme, perché sono quelle che cercano di spingere avanti l'innovazione e dicono, ok, questa roba non l'ha mai fatta nessuno. Vi assicuro che se voi chiedete agli avvocati un parere su una cosa che non ha mai fatto nessuno, la prima risposta che l'avvocato vi dà, non farla, no? Perché tu, come avvocato, devi tutelare anche te stesso e dire, no, aspetta, visto che sta roba qui non l'ha fatta nessuno e visto che io ti devo mettere la firma sul fatto che sei libero da rischi legali, non farla. Arriva un punto in cui però uno ti dice, no, io la voglio fare lo stesso, e quindi l'avvocato deve trovare il modo di fartela fare nel modo più sensato possibile, nel modo che ti mette meno a rischio dal punto di vista legale. E quindi ecco la creatività del giurista. Quindi alla fine, anche in questo campo, sembra che nelle nuove sfide per il diritto posta all'innovazione tecnologica, le prime risposte arrivano dagli uffici legali delle aziende pioniere del settore. Dopo arrivano i giudici, appena dopo. Perché dopo? Perché i giudici devono avere l'occasione di occuparsene. Quindi prima necessariamente arrivano gli avvocati, poi ci sarà qualcuno, l'erede di Picasso, un esempio che ho fatto prima, o il tizio Caio Sempronio, che avvia l'azione legale, e quindi ci sarà un giudice, una corte, un tribunale che se ne deve occupare. Quindi necessariamente arriva dopo il giudice, e chi è che arriva per ultimo? Tendenzialmente i legislatori, perché sono troppo lenti. Ma perché? Non perché siano tanto lenti loro, poveracci, ma perché l'innovazione in questo settore va ad una velocità tale per cui i tempi della legislazione sono di per sé, per garantire tutto l'iter legge, sono lenti. Però ci sono anche qui i tentativi, vedete, c'è una proposta di risoluzione del Parlamento europeo in tema di diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale, quindi quello che interessa a noi, e poi una proposta di regolamento europeo, che però è lì che sta galleggiando da un po' di mesi e non arriva, in cui in realtà la parte sulla proprietà intellettuale è un po' di sfondo, c'è più la parte sulla responsabilità. Quello che interessa è se una macchina che guida, a guida autonoma, prende sotto un gruppo di bambini, di chi è la responsabilità? Dell'azienda che ha fatto la macchina o del tizio che ha messo la macchina in moto? No, cioè questo è semplificando molto. O di chi ha lasciato che i bambini attraversassero la strada dove non dovevano attraversare? Ottima osservazione. Quindi questo è un po' quello che vogliono. Vedremo nell'ultima bozza del regolamento se ci infilano dentro anche una parte sostanziosa in materia di proprietà intellettuale. Vi lascio un po' di riferimenti per approfondire, sono più o meno tutte le cose che mi sono lette in questi giorni per tirare fuori queste slide, e niente, vi ringrazio, queste slide sono sotto licenza Creative Commons, e se volete rimanere in contatto con questi temi, con le cose che dico, che racconto, questi sono i tre luoghi dove normalmente faccio attività di divulgazione. Grazie a tutti.